Nella bassa Toscana, ironicamente, è popolare il detto andarci vicino conta solo a bocce e a bombe a mano. Ad esplodere già in questa giornata potrebbe essere una festa storica, ma tutto deve andare nel verso giusto e bisogna soprattutto vincere un'ennesima battaglia. Atto 6 di 8, Viareggio Pianese. Dopo il 70esimo, grazie alla punizione di Alessio Crea che si è insaccata alle spalle del portiere del rossoblù, numero di Catanese che entra dentro l'area di rigore e viene murato dal numero 6 Balduini, occasione importantissima per la Pianese per passare in vantaggio. Alza la testa, centrale per Lorenzo Benedetti che viene atterrato da un giocatore del Viareggio, carica poi il destro di 2 metri al lato. Rinaldini, bravissimo ancora una volta a metterla giù, a giocarla poi su Giacomo Benedetti, di prima per la testa di Catanese e la Pianese è in vantaggio al minuto 14 del primo tempo, sempre con Giovanni Catanese. Sempre a cercare Rinaldini, bella la giocata qui tra Catanese e Giacomo Benedetti, poi in scivolata il numero 8 non impensierisce Cipriani contro il Gavorrano, vinta dalla Pianese con gol ovviamente di Lorenzo Benedetti. Ci prova ora Bianchi e vola sulla sua destra Cipriani. Bella conclusione del numero 11 e ottima parata anche dell'estremo difensore del Viareggio. Centralmente la dà invece a Lorenzo Benedetti che ferma il pallone, lo ributta ancora una volta in mezzo, sempre Catanese, grandissima parata di Cipriani che tocca il pallone quel tanto che basta per fargli impattare la traversa. Catanese sul secondo palo per lo stacco di Bianchi e c'è il raddoppio della Pianese col pallone che ha varcato la linea. Ha combinato qualcosa di molto strano Cipriani, che è stato beffato sul primo palo, e quindi Pianese che raddoppia al 37esimo del primo tempo. Viareggio in attacco con Kikudo, esce Wroblewski che atterra il numero 9 e attenzione perché intanto c'è il penalty, vedremo se ci sarà anche il cartellino rosso, sembra di no, sembra di no, e infatti Bianchi si va a lamentare, Bianchi del Viareggio si va a lamentare con l'arbitro, ora lo fa anche Chelini, rimane a terra il portiere polacco della Pianese. Fischia ora il direttore di gara, parte Chicchiarelli, la para Wroblewski, ma la sfera entra comunque dentro. Pianese 2, Viareggio 1, si riporta sotto la squadra di Macchetti. Prima questa azione di Giacomo Benedetti che la tocca su Rinaldini, ci prova con il destro, fuori di pochissimo, sembrava addirittura gol. Grande conclusione da parte di Rinaldini. Poi ancora Lazzarini per Chicchiarelli, riesce a superare Crea, Chicchiarelli è entrato dentro l'area di rigore, passaggio centrale, sembra esserci stato un colpo di mano qui di Gagliardi. Infatti si sono lamentati molto i tifosi del Viareggio. Catanese protegge bene per Dell'Aquila, verso la testata di Benedetti, ma c'è una palata stratosferica di Cipriani che si fa perdonare il gol subito nel primo tempo. Rinaldini si porta il pallone sul destro, tocco sotto verso Bianchi, la ributta nel mezzo con la testa, troppo debole la conclusione di Catanese. Bianchi al dischetto, la testata di Lorenzo Benedetti ancora una volta vicino al gol. Può partire però il contropiede del Viareggio, sempre con Tine che converge verso il centro, vede lo scatto, il taglio di Chicchiarelli che ruba il pallone a Wroblewski, Izzacca! Izzacca Chicchiarelli, 2-2 Viareggio Pianese! Parte Bianchi. Sempre sul secondo, salta Gagliardi, ancora una volta impreciso giocatore della Pianese, si rimane quindi sul 2-2.
Chicchiarelli per King Udo, sembrano tutti molto molto stanchi. King Udo si porta il pallone sul sinistro e il tiro, il gatto di Varsavia Wroblewski ci mette le manone, secondo calcio d'angolo per il Viareggio. Grea deve ragionare da Pianese, sempre in mezzo Catanese, buongiorno di testa, troppo centrale, troppo addosso a Cipriani. Bianchi alza entrambe le braccia, solito spiovente di testa Catanese, un metro alto. Eccolo qua, il triplice fischio della gara, Viareggio-Pianese termina con il risultato di 2-2, ottimo pareggio per la squadra di Macchetti che si porta a quota 36 in campionato. Il punto invece da Pianese serve, diciamo così, a poco, perché giunge a 70 punti, il Ponzacco però la insegue a 67, quindi da meno 5 si va a meno 3 e la Pianese potrebbe comunque sperare una promozione alla prossima giornata in caso di vittoria contro la Sinalunghese e di stop conseguente del Ponzacco nella partita che lo vedrà invece giocare fuori casa. Ma è stata una gestione, secondo me, poco matura oggi fra tutti noi, e non l'abbiamo gestita bene, perché sul 2-0 abbiamo perso due volte palla in fase di uscita, una di queste ci è costata il rigore e poi è subentrata la paura. È anche fisiologico, perché insomma questa è una squadra che sta correndo da tanto tempo e a volte quando arrivi lì che vedi l'arrivo ti viene un pochino, oggi ci è venuto il braccino per la prima volta e vabbè, si riparte, siamo sempre primi, abbiamo ancora 3 punti di vantaggio, guarderemo di farceli bastare, non c'è niente da metabolizzare, sono passaggi che ci stanno questi. Forse l'unico rimprovero che posso fare è che sul 2-0 forse inconsciamente abbiamo pensato che fosse finita, abbiamo giocato un po' troppo, con troppa sufficienza, e questa sufficienza l'abbiamo pagata. È una lezione che ci può servire, abbiamo ancora 6 punti a disposizione. Siete padroni del vostro destino? Sicuramente sì, come lo eravamo primi, non bisogna farci prendere da come prima, forse c'era troppa euforia, ora non dobbiamo farci distrarre dal troppo pessimismo. Abbiamo ancora questi 3 punti che ce l'avessero detto tempo fa di avere 3 punti sulla seconda, forse l'avremmo firmato senza il forse, quindi dobbiamo rimanere tranquilli ad analizzare il perché è venuta fuori una partita così e basta. L'unico pensiero che ho del Viareggio è che mi dispiace vedere una piazza maltrattata così, perché 3 anni che una piazza viene maltrattata in questa maniera, non è giusto. Parla, ma non presente. Ma mi sembra che ci sia ancora qualche problema, non lo so, poi io parlo di quando c'ero io. Quando c'ero io mi dispiaceva vedere una piazza con tante potenzialità trattata in quella maniera lì. Poi i discorsi se ne può far tanti, però. Le sono rimasti anche dei dubbi che si è portato via, no? Quando si era dimesso, insomma, su come mai si arrivò a quella situazione. No, è che ci siamo fidati di persone sbagliate. Tutto lì. Io auguro al Viareggio di poter trovare una dirigenza competente, seria. Io non so questa com'è, non la conosco, quindi io parlo di quando c'ero io, e gli auguro di trovare una società competente, seria, che possa programmare un futuro un pochino più roseo.